Martedì 3 settembre, in 100 secondi, le breaking news di Alice Channel. Apriamo con un'importante notizia dal cluster Alice: potenziate le rotte nel Mediterraneo del gruppo Grimaldi tra Italia e Turchia. Dal 14 settembre sarà attivo un nuovo collegamento diretto tra Trieste e Ambarli, con due partenze settimanali da ciascun porto. Saranno impiegate le unità RoRo, Eco-Mediterranea ed Eco-Malta. Restiamo nel mondo Alice. Transeu Group, società specializzata nei servizi digitali per l'autotrasporto, entra a far parte dell'associazione. Ad annunciarlo il presidente Guido Grimaldi, che ha sottolineato come questa adesione apporterà un valore aggiunto in termini di digitalizzazione e internazionalizzazione dei trasporti e della logistica. Andiamo all'estero, fibrillazioni tra Stati Uniti e Israele. Biden attacca Netanyahu: non fa abbastanza per la tregua. Dura la replica del premier israeliano, parole pericolose, e pone un macigno sulle trattative. Non ci ritiriamo dal corridoio Filadelfia tra Gaza ed Egitto. Torniamo in Italia, arriveranno entro fine gennaio le nomine dei presidenti dei porti oggi commissariati o in scadenza, come Genova, Trieste, La Spezia, Palermo e Bari. Ad annunciarlo il vice ministro al MIT Rixi. I bandi per le nomine verranno chiusi entro fine settembre. Brusca battuta d'arresto per il mercato auto italiano: le immatricolazioni ad agosto sono calate del 13,4% annuo, le elettriche crollano di oltre il 40% su base tendenziale, con uno share di appena il 3,5%. Infine, mercati finanziari: deboli le borse europee, mentre prosegue la campagna elettorale negli Stati Uniti e si inaspriscono le tensioni geopolitiche. Cede ancora terreno alla borsa di Shanghai a causa dei persistenti timori sulla tenuta dell'economia cinese. Resta sui massimi il prezzo dell'oro a $2,530 l'once. È tutto per le breaking news di oggi. Buona giornata.